Mobilitazione ad oltranza di tutto il personale INPS, ex INPDAP e INAIL di Bari contro i provvedimenti contenuti nel DDL di stabilità emanato dal governo. Un osservatorio sulla giustizia per garantire i diritti dei lavoratori, la proposta della CGIL di Bari per colmare le lacune della riforma Fornero, contraddittorie anche sui tempi della giustizia del lavoro. Due facce della stessa medaglia, lo stalking e il mobbing, costituiscono un'emergenza sociale da contrastare creando una rete di professionisti. Se ne è discusso al Tribunale di Bitonto. Ben ritrovati su CGIL Bari Web TV. Contro i provvedimenti contenuti nel DDL di stabilità emanato dal governo protesta il personale INPS, ex INPDAP e INAIL di Bari. Mobilitazione ad oltranza. Il servizio. Sono in stato di agitazione i lavoratori degli enti pubblici non economici che hanno indetto assemblee, sit-in con volantinaggi per manifestare contro i provvedimenti contenuti nel DDL di stabilità emanato dal governo, che penalizza pesantemente il personale e mette a rischio l'erogazione dei servizi all'utenza. Promettono mobilitazione ad oltranza ai lavoratori INPS, ex INPDAP e INAIL che si sono dati appuntamento nello spazio antistante la sede regionale INPS di via Putignani a Bari e hanno fatto sentire forte la loro voce. La lotta che si sta facendo per i tagli che volevano fare al personale. Taglio al personale significa ridurre i tempi di liquidazione delle pensioni. Noi per questo invitiamo i cittadini, i pensionati, i disoccupati, i lavoratori in genere a partecipare con noi, perché ridurre di 4.000 unità il personale dell'INPS, di 2.000 all'INAIL, significa ridurre le prestazioni. Questo è l'invito che noi facciamo, questa è la lotta che stiamo facendo noi, però non è soltanto una lotta per rivendicare più soldi, è una lotta per i cittadini che vedranno il welfare tagliato, e in una situazione come questa di una crisi terribile significherà impoverire ancora le fasce più deboli della popolazione. Un osservatorio sulla giustizia per garantire i diritti dei lavoratori. La proposta della CGIL di Bari per colmare le lacune della riforma Fornero, contraddittoria anche sui tempi della giustizia del lavoro. Sentiamo. Una riforma che non fa i conti con la crisi e che non affronta i nodi strutturali del mancato dinamismo del mercato del lavoro italiano. Densa di contraddizioni normative, la legge di riforma del mercato del lavoro rischia di provocare un aumento dei contenziosi, anziché contrastare vecchi abusi e discriminazioni, ne potrebbe determinare di nuovi senza porre rimedio ai precedenti. E questa è l'analisi del segretario confederale CGIL Serena Sorrentino, che venerdì 26 ottobre a Bari, nel salone Ex Palazzo delle Poste, ha concluso i lavori della tavola rotonda La riforma del mercato del lavoro ai tempi della giustizia, organizzata dalla CGIL di Bari. Una riforma che era nata per contrastare gli abusi, che in realtà ne sta producendo degli altri e che ha un riflesso diretto anche sul tema della giustizia civile, in particolare sui procedimenti che riguardano il lavoro. Proprio tutte le contraddizioni interne alla disciplina della legge 92 stanno aumentando il proliferare dei contenziosi. Se noi non diamo certezza del diritto alle persone, ciò che si verifica è la moltiplicazione dei contenziosi. Lo stiamo vedendo sulle procedure che riguardano, per esempio, la definizione dei nuovi rapporti di lavoro, il pasticcio che è stato fatto sul lavoro intermittente, piuttosto che sulle partite IVA, piuttosto che sugli associati in partecipazione, ma anche per esempio sulla tutela individuale, l'indennità di disoccupazione, i requisiti ridotti e la nuova mini ASPI, 300.000 stagionali che rischiano di rimanere senza tutela e senza diritto. Tutto questo graverà moltissimo sul peso di una giustizia che anche per effetto della spending review vede da un lato i tagli, dall'altro la riduzione dell'organico e l'incapacità di rispondere a questa moltiplicazione e aumento dei contenziosi, in particolare sui processi che riguardano il lavoro. La riforma non considera i problemi strutturali in cui versa la giustizia del lavoro a causa di una carenza cronica di organici e strutture. Dai dati del Tribunale del Lavoro di Bari relativi al primo semestre del 2012 emerge che ci sono 66.310 controversie pendenti tra procedimenti speciali, cause di previdenza e assistenza e vertenze di lavoro, il tutto ripartito fra 12 giudici, cifre che fotografano una situazione che necessita di soluzioni rapide e concrete. L'idea della CGIL di Bari è quella di mettere in piedi un osservatorio sulla giustizia.
E questa riforma del mercato del lavoro conferma tutti i nostri dubbi, tutte le nostre perplessità rispetto alla sua efficacia. Il rischio che se non ci si organizzi con un'organizzazione del lavoro diversa all'interno dei tribunali, se non si rimpinguono gli organici all'interno dei tribunali, rischiamo di aggiungere il danno al beffa ai lavoratori che già vivono una condizione di grande disagio in un momento complicato come questo, rischiano di vedersi, come dire, ledere anche il diritto costituzionale ad avere una giustizia efficace. Noi proviamo oggi a ragionare intorno a questo tema con importanti giuristi, giuslavoristi, con la Segreteria Nazionale della CGIL, ma con l'Avvocatura, insomma con tutti gli attori del mondo della giustizia. Proviamo a costruire un'opportunità e una proposta, quella di costruire un osservatorio all'interno del quale tutti quanti possiamo monitorare il sistema e provare a vederlo dalla parte e dal punto di vista dei più deboli, quindi dei lavoratori che se sono costretti a rivolgersi alla giustizia evidentemente pensano di aver avuto leso un loro diritto. Dopo l'introduzione di Paola Laforgia, presidente dell'Ordine dei giornalisti in veste di moderatrice, è intervenuta Isabella Calia, giovane magistrato del lavoro del Tribunale di Bari, che ha analizzato gli aspetti farraginosi della legge. Sono intervenuti poi Paolo Villasmunta, responsabile dell'ufficio vertenze della CGIL, e Tommaso Germano, associato di diritto del lavoro all'Ateneo Barese, che hanno sottolineato come la riforma stia creando contraddizioni intrinseche, il problema degli esodati, la revisione dell'articolo 18 e una minore tutela dei lavoratori. Per far fronte a questa situazione, il presidente dell'Osservatorio Giustizia del Lavoro del Tribunale, Enzo Augusto, ha auspicato una lettura della legge dal punto di vista dei principi costituzionali, mentre il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Virgintino, ha detto che, come avviene in altri paesi, le leggi vanno testate per un certo periodo e quindi poi valutata la ricaduta sociale. Nonostante la carenza di giudici, di mezzi, di personale amministrativo e di fondi, la dotazione annua di soli 10.000 euro, il presidente del Tribunale, Vito Savino, ha ricordato che la sezione lavoro del Tribunale di Bari ha dato risultati notevoli, processi in arretrato 110.000 tre anni fa e ora 58.385 con 12 giudici su 14 previsti dalla pianta organica. La persecuzione nel mondo del lavoro, stalking sul posto di lavoro oppure mobbing, che dir si voglia. Per tenere accesi i riflettori su questa vera e propria emergenza sociale se ne è discusso al Tribunale di Bitonto. I particolari in questo servizio. Due facce della stessa medaglia. Lo stalking e il mobbing costituiscono un'emergenza sociale da contrastare, creando una rete di professionisti. Se ne è discusso al Tribunale di Bitonto nel corso del convegno dal titolo Riconoscere lo stalking, un momento di riflessione fortemente voluto dall'avvocato Giovanni Brindicci, presidente Associazione Giovani Avvocati Giuseppe Napoli, organizzato dunque dall'AGAV con l'apporto del comitato Light on Stalking della CGIL di Bari e di numerosi professionisti che sono intervenuti all'incontro. Tra i relatori il toccante intervento di Rosa Maria Scorese, che ha raccontato la tragica esperienza di sua sorella Santa, uccisa a Palo del Colle, nonostante numerose denunce che non sono servite purtroppo a prevenire l'omicidio da parte di uno stalker. Episodio ancora attuale nelle sue forme, dal cui racconto è emersa la necessità sempre più impellente di adottare strategie che consentano di migliorare gli aspetti della prevenzione, anche alla luce dell'elevatissimo numero di omicidi purtroppo in costante aumento, al punto da aver raggiunto dimensioni di vero allarme sociale. L'analisi normativa è stata fatta dall'avvocato Nino Ghiro, che ha evidenziato i limiti dell'attuale assetto normativo che, seppur efficace, potrebbe essere meritorio di ulteriori miglioramenti. Esperienza importante quella venuta fuori dalla relazione del dottor Gero Giardina, consulente comitato Light on Stalking, che ha esposto le problematiche e i limiti dell'intervento degli enti preposti all'autorità. Spesso sottovalutato, l'aspetto del risarcimento in sede civile è stato analizzato dall'avvocato Maria Antonietta Labianca, presidente dell'associazione Auxilium. Presidente onorario del comitato Light on Stalking, l'avvocato Nicky Persico ha chiuso i lavori evidenziando proprio come i vari punti di vista abbiano sollevato questioni afferenti ai conflitti attualmente esistenti tra le varie aree, da cui si evince l'importanza di uno studio interdisciplinare e l'urgenza dell'aiuto di psicologi nella difesa delle vittime. Lo stalking è ancora un fenomeno misconosciuto, necessita di approfondimenti e soprattutto dal punto di vista difensivo. È importante
avviare dei progetti di formazione degli operatori di prime cure, mi riferisco sia alle forze di polizia che agli avvocati, in quanto il profilo psicologico può essere importante nell'ambito della difesa ed è opportuno anche valutare un impiego maggiore degli psicologi che possano affiancare i professionisti che difendono le vittime. L'intervento della CGIL al convegno ha toccato il tema della persecuzione nel mondo del lavoro, stalking sul posto di lavoro oppure mobbing, che dir si voglia. Data l'efficacia riscontrata, il comitato Light on Stalking si è offerto di condividere il modello di autoaiuto già utilizzato, aprendosi ad altre realtà come il sindacato. Pertanto la CGIL di Bari ha annunciato che metterà in cantiere future iniziative che riguarderanno appunto queste due facce di una stessa tragica medaglia, che è la persecuzione. Un duplice investimento fatto per rinnovare il modo di approcciare la politica, ma anche le criticità del territorio, trasformandole in risorse. La CGIL di Bari ha inaugurato la nuova sede della Camera del Lavoro di Bitritto e ha nominato il nuovo coordinatore. Sentiamo. Giovanni Diana, 60 anni, è il nuovo coordinatore della Camera del Lavoro di Bitritto, intitolata Giuseppe Di Vittorio. Da anni impegnato nelle attività sindacali di categoria, prima nel settore metalmeccanico, poi nello SPI. Giovanni ha acquisito negli anni esperienza sindacale nelle Breda Fucine Meridionali come responsabile FIOM CGIL. Impegnato anche in attività politiche in ambito comunale, si è distinto per il suo supporto alle associazioni no profit e più in generale nel settore sociale. Da sempre molto presente in città, Giovanni nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento in ambito territoriale per i suoi concittadini. Mettersi al servizio dei cittadini e dei lavoratori, cercando di aiutarli nei vari campi sociali, di lavoro, o le offerte anche che la CGIL nei suoi vari campi riesce a dare ai lavoratori e ai cittadini. Questa cosa mi dà la possibilità di sentirmi utile per la società, come ho sempre fatto per i lavoratori in particolare. Giovanni Diana è stato nominato coordinatore nella nuova sala del sindacato dei pensionati all'interno della Camera del Lavoro di Bitritto, intitolata al compagno Carlo Paparella, dirigente Federbracciante CGIL provinciale negli anni 60, la cui autorevolezza ha fatto di lui un punto di riferimento certo per la povera gente. Bene, termina qui questa nuova puntata del nostro settimanale di approfondimento. Continuate a seguirci su www.cgellebari.it e ogni mattina alle 7.50 circa su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre. Arrivederci.